Bene, buonasera a tutti e benvenuti al secondo appuntamento del nostro ciclo di webinar. Il ciclo è parte del progetto Restart che è stato tra l'altro incluso anche nella lista di circa 100 iniziative che fanno parte di Repubblica Digitale, un contenitore lanciato dal Ministero per l'Innovazione Digitale, che è finalizzato alla riduzione del gap su tutti quelli che sono gli aspetti della digitalizzazione, ma anche della conoscenza, degli skill, dell'educazione all'uso degli strumenti digitali. Stasera abbiamo come ospite Francesco Paolo Micozzi, che è un avvocato cassazionista e anche docente di informatica giuridica all'Università di Perugia. Francesco è anche, devo dire, oltre ad essere un giurista, è anche un informatico di vaglia ed è quindi la figura adattissima a parlarci di quello che è stato un tema caldo nelle ultime settimane, cioè il contact tracing. Quanto questo strumento possa essere efficace per una risposta alla pandemia, ma soprattutto quali sono le difficoltà di tipo giuridico e tecnologico nelle quali ci stiamo imbattendo e qual è il punto di bilanciamento e di equilibrio dei diritti tra naturalmente diritto alla privacy, diritto alla salute pubblica ed anche, se vogliamo, alcuni diritti che forse in quest'ultimo turno di tempo sono passati un po' in secondo piano, qui quello per esempio alla trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione. Sappiamo tutti, per esempio, che nelle richieste FOIA, quindi di richieste di accesso agli atti, salvo casi di estrema urgenza, appunto, sono state temporaneamente sospese. Quindi buonasera Francesco, grazie di essere con noi stasera. So che Buonasera Roberto, ringrazio per l'invito. Cercherò di trattare nel modo più leggero possibile, visto che non tutti sono giuristi, non tutti allo stesso tempo sono anche informatici e neanche tutti allo stesso tempo sono solo ed esclusivamente degli informatici. Quindi dobbiamo cercare di trattare l'argomento addentrandoci un minimo sugli aspetti tecnici, verificando anche di che cosa stiamo parlando, qual è l'argomento che ci riguarda, e cercherò di fare un po' un excursus tecnico-normativo sullo stato delle cose, sullo stato di avanzamento. Io non parlerò espressamente di immuni, posto che di immuni non si conoscono ancora i dettagli tecnici, non sappiamo nemmeno se l'applicazione sarà effettivamente immuni. Vediamo di che cosa stiamo parlando. Provo ad avviare la condivisione dello schermo. Per qualsiasi, nel caso ci fossero dei problemi, avvisatemi pure tramite audio, perché non so se riuscirò a vedere la chat in contemporanea. Io allora avvio. Sì, io ne approfitto un attimo per invitare poi chi volesse a naturalmente porre domande nella chat, verso la chat di Zoom. Eccomi. Allora, iniziamo affrontando il discorso del contact tracing, quando da noi in Italia si è iniziato a parlare di contact tracing e che cosa è il contact tracing. Noi sappiamo che quando si inizia a diffondere una epidemia, che nel nostro caso si è anche trasformata, è stata dichiarata lo stato di pandemia, posto che si tratta di un virus sostanzialmente sconosciuto e con una diffusione tanto vasta e con una capacità di diffondersi in modo molto rapido, l'Organizzazione Mondiale della Sanità a un certo punto ha decretato il fatto che non fosse una semplice epidemia virale, ma una pandemia. Questa pandemia, quando ci si trova di fronte anche a una semplice epidemia, semplice tra virgolette, le soluzioni che vengono adottate sono quelle tipiche dei sistemi di prevenzione e controllo delle epidemie legate a un qualche agente patogeno virale. Quindi la prassi comune è quella che c'è stata anche
diciamo così, comunicata attraverso i media, cioè le prassi di pulizia personale, di distanziamento sociale. In più ci sono le tecniche diagnostiche come i tamponi faringei che consentono di verificare se un soggetto sia o meno stato contagiato. Consideriamo che se andiamo a ricercare su internet e sono disponibili i volantini, ma anche i cartelloni, gli avvisi che nel 1918 venivano dati per la cosiddetta spagnola, vediamo che molti dei punti sono sostanzialmente simili, a parte il non sputare per terra che veniva suggerito nel 1918, che oggi sembra un qualcosa ormai di scontato, che non si debba sputare per terra. Comunque le misure di distanziamento sociale, di maggiore cura dell'igiene personale erano sostanzialmente le stesse. E a un certo punto si è iniziato a parlare anche di contact tracing. Che cos'è il contact tracing? Il contact tracing è un qualcosa che viene comunemente praticato in epidemia e in epidemiologia, e consiste sostanzialmente in delle interviste che vengono fatte. Mostro subito lo schema che trovate anche su Wikipedia per spiegare che cos'è il contact tracing. Il contact tracing è sostanzialmente consiste in una serie di interviste che vengono fatte dal personale sanitario nel momento in cui un soggetto con i sintomi del soggetto contagiato da questo virus misterioso quando arriva all'ospedale. Quindi la prima cosa che viene fatta è gli si chiede chi ha frequentato nei giorni precedenti, cioè nei giorni in cui poteva essere comunque contagioso per altri soggetti. E questo serve per verificare, isolare altri casi che magari sono ancora asintomatici e quindi non hanno nessun sintomo di contagio, ma che potrebbero a loro volta, pur essendo asintomatici, avere la possibilità di contagiare altri soggetti, quindi anche a loro insaputa, pur non avendo nessun sintomo. Quindi sostanzialmente il contact tracing serve a questo, serve a risalire mediante un'intervista fatta al paziente contagiato di cui sia stata accertata il contagio di questo agente virale sconosciuto, viene fatta questa intervista per cercare di risalire un po' indietro e individuare, bloccare i soggetti, bloccare nel senso che verranno sottoposti a loro volta a dei test diagnostici per verificare se hanno contratto il contagio, se sono stati contagiati da questo virus, e quindi applicare le misure di contenimento e quindi di isolamento, di quarantena del soggetto in questione. Tutto questo è bellissimo, tra virgolette, nel senso che in questo modo si riesce anche a risalire, mediante queste interviste, anche a soggetti che potrebbero continuare a circolare non sapendo di essere dei soggetti che portano dentro di sé questo virus e quindi contagiare altri soggetti. Ci si è accorti però che questa intervista sconta la debolezza della memoria umana. Io ad esempio ho una memoria un po' scarsa e quindi probabilmente se mi chiedessero in una condizione di normalità di provare a ricostruire i soggetti, a ricostruire i miei passi nei 4-5 giorni antecedenti, e provare a ricostruire le persone con le quali io sono entrato in contatto, probabilmente avrò delle difficoltà. Ed è per questo motivo che si è pensato di utilizzare gli strumenti, le tecnologie, per sostanzialmente venire in aiuto alla memoria dell'ipotetico paziente e quindi ricostruire in modo più dettagliato i soggetti con i quali si è entrato in contatto. Questa è una tecnologia che è stata ideata per la prima volta nel 2015 in Corea del Sud, quando vi era un altro coronavirus che si stava diffondendo, ed era la MERS, un altro
dicevo, coronavirus con un alto tasso di mortalità, circa il 50% delle persone contagiate è deceduta. Quindi sono delle misure che sono state ipotizzate lì anche a discapito e quindi mettendo in stand-by qualsiasi norma sulla protezione dei dati personali, dava un'assoluta preminenza alla tutela della salute. Il problema qual è? Che sono state ideate nel 2015, però sono state attuate, quindi dal punto di vista normativo esistono dal 2015 in Corea del Sud, però sono state attuate solo con il coronavirus che purtroppo con il quale purtroppo ci scontriamo in questo periodo. Scusa Francesco se ti interrompo un attimo. In effetti già in questa slide a me sembra di vedere le tre T famose, no? Quindi oltre alla T di trace, esatto, ci sono anche quelle di test, esatto, e di treat. Ok. Esatto. Esatto, le tre T che sostanzialmente sono diciamo uno slogan che è stato creato dall'Organismo Mondiale della Sanità nel 2012 a proposito delle tecniche per contenere la malaria, si basa sulle cosiddette tre T, cioè testare, fare dei test, fare dei quelli che noi oggi conosciamo come i tamponi faringei, no? Dei prelievi che... tecniche diagnostiche che ci fanno comprendere se quel soggetto è stato contagiato, quindi test. Il secondo è trattamento, quindi curare o sottoporre a quarantena le persone che dovessero essere testate come effettivamente contagiate e poi tracciare, cercare di risalire indietro e cercare di tracciare tutti i soggetti con i quali questo soggetto si è contagiato, si è entrato in contatto. Quindi queste sono sostanzialmente le tre T. E i potenziali utilizzi del contact tracing sono tanti, possono avere la prima finalità è quella di controllare e interrompere, diciamo interrompere la diffusione dell'epidemia, avvisare gli eventuali soggetti che siano entrati in contatto con il contagiato per avvisarli della possibilità di questo contagio. E oltretutto questo sistema di contact tracing, se effettuato, consentirebbe anche una ottimizzazione della spesa sanitaria, nel senso che i tamponi sarebbero mirati a una determinata porzione della popolazione. Noi sappiamo che uno dei difetti, tra virgolette, del contact tracing tecnologico è che noi possiamo avere il miglior contact tracing tecnologico che rispetti appieno le norme sulla protezione dei dati personali e tutte le altre norme in materia di trattamento sanitario, ma se però una volta che noi sappiamo quali sono i soggetti che dovrebbero essere ai quali si dovrebbero fare i test diagnostici e i test diagnostici non ci sono, il contact tracing è sostanzialmente inutile, e questo lo dice anche l'autorità garante per la protezione dei dati personali. Noi dobbiamo mettere in piedi un sistema che sia effettivamente utile per raggiungere quella finalità. Quindi da un punto di vista ipotetico, facendo dei calcoli matematici, abbiamo visto che c'è un paper pubblicato, uno dei primi ricercatori è Ferretti, se non ricordo male, pubblicato su Science, che è Ferretti, uno dei componenti della task force del ministro Pisano per l'innovazione tecnologica, quindi la task force che si è occupata da marzo di quest'anno di individuare tra le 319 soluzioni tecnologiche che sono state sottoposte all'attenzione del Ministero, tra le quali scegliere appunto l'applicazione che potrebbe, o l'applicazione o il sistema tecnologico che potrebbe essere utilizzato per finalità di contact tracing, ne sono state individuate due, una delle quali è Immuni. Due applicazioni che dovrebbero, diciamo, perché due e non solo una? Perché nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto all'ultimo momento con una delle applicazioni, si potrebbe immediatamente proseguire l'attività con l'altra. Quindi una sorta di sistema di autotenuta della individuazione della sistema informatico di contact tracing. Quindi da un punto di vista matematico, di modello matematico, la cosa potrebbe
funzionare. Però ci sono dei problemi. Qualcuno ha detto che comunque il contact tracing è ostacolato da chi ha le fisime sulla privacy, si è detto basta, noi dobbiamo introdurre il modello sudcoreano perché funziona e perché dobbiamo agire con quello che è stato definito da un ottimo giornalista italiano che Fabio Chiusi, è stato definito, ma non solo Fabio Chiusi, anche Morozov su Internazionale, quello che è stato definito come il soluzionismo thatcheriano, cioè dobbiamo fare così perché dobbiamo fare così, senza cercare di capire se effettivamente questo sistema tecnologico di contact tracing abbia una qualche effettiva utilità nel contrasto alla diffusione del virus. E in particolare anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice state attenti perché comunque utilizzare questo genere di sistemi di tracciamento comporta dei rischi per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e questi rischi possono concretizzarsi in un qualcosa che va oltre la singola libertà individuale, va oltre il come viene trattato il dato personale di una o più persone, ma potrebbe creare dei problemi anche da un punto di vista di protezione di principi fondamentali come quelli che noi conosciamo e contenuti e difesi anche in Europa e che sono stati raggiunti dopo secoli di versamenti di sangue per ottenere questi diritti fondamentali. Io ho fatto uno schemino semiserio in cui la prima delle domande che mi ponevo era finalizzata a ottenere un sistema di contact tracing, perché la cosa che bisogna considerare è che non ci dovrebbe essere una tifoseria tra chi vuole la app e chi non vuole la app. Se è un sistema che funziona, io la voglio. Se è un sistema che forse funziona, ma sicuramente compromette dei diritti, io cercherei di andarci più cauto e cercherei di comunque trovare una soluzione di contact tracing tecnologico che rispetti però i diritti e che eviti delle situazioni che potrebbero essere molto, molto pericolose. Quindi la prima domanda che mi facevo è: esiste un'evidenza scientifica del rapporto di causalità tra uso dell'app e contrasto al Covid-19? Cioè, esiste da qualche parte uno studio scientifico che mi dica, ecco, vedi, l'uso dell'applicazione ha ridotto il fenomeno del contagio. Questo, poi vedremo, ci sono delle interviste, degli articoli, questo non è stato mai dimostrato da nessuno, anche il nostro Parlamento europeo con la risoluzione del 17 aprile dice finora non è dimostrato, cioè noi non abbiamo uno strumento che certamente avrà determinati risultati, noi abbiamo uno strumento che potrebbe avere determinati risultati e il fatto che non ci siano delle certezze sulla efficacia dell'uso di applicazioni tecnologiche di questo tipo nel contrasto alla diffusione della pandemia ci viene detto anche dai medici del centro coreano di controllo delle epidemie, che sono i soggetti che per primi hanno sperimentato queste applicazioni e che dicono, guardate che per noi ciò che è determinante non è l'uso delle applicazioni, per noi ciò che è determinante è un uso intensivo dei tamponi, tamponi a tappeto, tamponi come se piovessero, anche gli asintomatici. Tanto è vero che vedremo che nello stesso periodo storico in cui in Corea del Sud si erano fatti 222.000 tamponi, la Corea del Sud ha una popolazione di circa 50 milioni di abitanti, e quindi 10 milioni meno dell'Italia, nello stesso periodo equiparabile in Italia ne erano stati fatti 73.000, quindi stiamo parlando di numeri che vanno quasi tre volte tanto quanti sono i tamponi fatti nello stesso periodo storico in Corea del Sud. Quindi la prima questione che ci dovremmo porre è questo, ma anche
dando per scontato che pur non avendo dei dati scientifici che ci dicano, ecco, utilizzare l'app ci porterà sicuramente dei risultati, ma dire perché non provare anche la possibilità di individuare una sola persona che altrimenti non sarebbe stata individuata come potenziale contagiato, potrebbe essere un risultato utile, perché anche la vita di una sola persona può valere la pena di adottare un sistema di questo tipo. Può valere la pena sempre che siano effettivamente bilanciati correttamente i diritti in gioco. Quindi da dove potremmo ottenere queste informazioni del fatto che due o più soggetti potenzialmente contagiosi siano entrati in contatto? Li possiamo ottenere dai dati detenuti dai gestori telefonici e quindi dai dati incrociati delle celle telefoniche. Questi si potrebbero già utilizzare oggi in forma anonima per poterli utilizzare per determinate finalità, e questo non è escluso nemmeno dalla European Data Protection Board né dal Garante Europeo per la Protezione dei Dati Personali. Dice sì, si possono utilizzare, qua la disciplina da verificare non è proprio quella del GDPR, ma è quella della direttiva di privacy, che al suo interno, all'articolo 9, contempla anche questo genere di possibilità, e quindi la possibilità e le modalità secondo le quali gli Stati membri dovrebbero disciplinare il trattamento dei dati relativi a gestiti dai, o meglio trattati dai gestori di telefonia mobile in particolare, e dà anche all'articolo 15, la direttiva di privacy, le modalità per introdurre delle, tra virgolette, eccezioni per poter utilizzare queste informazioni anche per finalità di contrasto a situazioni di contagio virale, come in questo caso. Ma probabilmente questa è la soluzione, diciamo, più complessa da raggiungere. Per farla breve, visto che abbiamo poco tempo e non mi voglio dilungare, per farla breve, tra tutte le soluzioni tecnologiche ipotizzate, si è preferito di appoggiarsi a quella legata alle informazioni che possono essere scambiate tra dispositivi di telefonia mobile, tra smartphone, attraverso la rete Bluetooth e in particolare Bluetooth Low Energy, cioè attraverso dei segnali radio in cui io posso memorizzare l'intensità del segnale e la data in cui quel segnale è stato emesso o ricevuto da quel particolare dispositivo, io posso essere in grado di fare un tracciamento dei contatti che io possa aver avuto nei giorni precedenti. Bisogna vedere come può essere fatto, perché i modelli, anche solo tenendo in considerazione la tecnologia Bluetooth Low Energy, sono diversi e in particolare sono di due tipi fondamentalmente. Uno definito a sistema centralizzato e l'altro a sistema decentralizzato o decentrato. Il primo è quello che è generalmente inquadrato sotto il protocollo PEPP-PT, e l'altro è quello, diciamo, più rispettoso della privacy e, diciamo, anche il preferito dall'European Data Protection Board, che è il modello sulla quale si basa il cosiddetto protocollo DP3T, che è anche lo stesso modello che è stato appoggiato da Google e Apple, che, come abbiamo visto, inizialmente si erano prefissi la finalità, si erano dati la finalità, o meglio l'obiettivo, di creare delle API per consentire ai dispositivi, o meglio alle altre applicazioni, di sfruttare il Bluetooth Low Energy proprio per fare un'attività di tracciamento dei contatti. Questo credo che sia un punto nodale, il ruolo che i grandi player del digitale stanno giocando in questa partita, perché poi appunto hai accennato al fatto che sia Google sia Apple hanno espresso in modo esplicito
una preferenza e sostanzialmente stanno vincolando la scelta alla loro. Quindi attraverso, se vogliamo, il predominio tecnologico che loro esercitano, attraverso l'egemonia tecnologica che loro esercitano, hanno la capacità di vincolare gli stessi stati sovrani, se vogliamo, appunto a una strada già decisa altrove. Eh sì, anche perché i grossi player hanno tutto l'interesse ad avere anche questo genere di informazioni che probabilmente ancora non hanno, cioè le informazioni su chi contatta chi, su quali sono i soggetti che entrano in contatto tra di loro. Ci sono altri player, tipo pensiamo a Facebook, che può avere un maggiore dettaglio anche su quello che sono i soggetti contattati o quantomeno conosciuti, però effettivamente sembrerebbe che il dato del contatto tra soggetti sia ancora quello che manca a questi grossi player. Ed effettivamente Google e Apple, mettendosi insieme, unendo le loro forze, creando un protocollo, diciamo così, che può dialogare tra i dispositivi iOS e Android, effettivamente stanno sostanzialmente dettando le regole tecniche del sistema di contact tracing. Cerco di andare alla conclusione perché mi voglio soffermare sulla norma che ci riguarda, sulla norma essenziale in materia di contact tracing, che è l'articolo 6 del decreto legge 28 del 2020, che poi dovrebbe disciplinare, dico dovrebbe perché in sede di conversione il nostro Parlamento potrebbe anche modificare la norma, quindi attualmente è vigente, però non sappiamo se sarà modificata. Solo alcuni flash, vado velocissimo su questi aspetti e poi mi soffermo un po' di più sulla norma dell'articolo 6. Il primo ministro di Singapore nel 3 aprile del 2020 dice sì, noi abbiamo un sistema di contact tracing, però pur avendo 50 casi in questo giorno, il 50% di questi 50 casi ci è sfuggito al nostro sistema di contact tracing. Oltretutto c'è un altro, Jason Bay, che è un senior director dell'Agenzia per l'innovazione digitale di Singapore, dice: se voi mi provate a chiedere se io mi fido di un sistema di contact tracing tecnologico, o se mi chiedete se un sistema di contact tracing tecnologico sia efficace, io vi dico che non lo è e non può sostituire il contact tracing fatto dai sanitari né oggi né nell'immediato futuro. E quindi è un soggetto che è qualificato, è un soggetto che sta parlando di un sistema tecnologico adottato a Singapore e oltretutto da una posizione privilegiata, un dipendente del governo che quindi sa quello che dice. I rischi all'utilizzo di un sistema di contact tracing possono essere tantissimi. Voglio solamente riferirmi ai rischi dal punto di vista informatico, ma qua sicuramente voi ne sapete più di me. I rischi maggiori sono legati in un sistema centralizzato, ma anche in un sistema non centralizzato, soprattutto agli attacchi che può subire, gli attacchi informatici che può subire un sistema, il server di back-end, che comunque sarebbe molto appetibile per una miriade di motivi potenziali. Oltretutto dovrebbe essere un sistema in grado di dialogare con milioni di dispositivi e quindi farebbe certamente gola. Quindi, e comunque chiariamo che esiste, il server centrale esiste in entrambi i modelli, esatto, sì, perlomeno ma anche infatti il modello centralizzato. Deve in qualche modo, supportare il registro pubblico degli identificativi anonimi dei positivi. Esatto. Il problema è che in un sistema centralizzato, in cui nel nostro caso il Ministero della Salute potrebbe ottenere maggiori informazioni rispetto al contagiato e al contattato rispetto a quelli che può ottenere da un sistema decentralizzato, in cui l'unico soggetto che potrà sapere di essere entrato in contatto con una persona che sia stata accertata contagiata dal virus potrà essere solo il soggetto eventualmente contattato, perché il sistema DP3T non so se è il caso di fare un
una piccola descrizione di questo sistema decentrato o decentralizzato. Sostanzialmente immaginiamo che tanti soggetti installino questa applicazione, chiamiamola Immuni, ma non sto dicendo che Immuni funzionerà così, chiamiamola Immuni o chiamiamola semplicemente app. Queste app, una volta installate sul dispositivo dell'utente, sto descrivendo il protocollo di P3T, quindi un sistema non centralizzato. Una volta che io installo questa applicazione sul mio dispositivo, questo dispositivo inizia a generare dei codici pseudo random di 32 byte che vengono salvati all'interno del dispositivo, ma vengono anche sparati tramite il Bluetooth Low Energy, a tutti i dispositivi che si trovino a un certo raggio. Normalmente il raggio massimo d'azione del Bluetooth Low Energy, se non sbaglio, è di 50 metri. Una volta che un altro dispositivo con la medesima app recepisca questo segnale radio, lo memorizzerà a sua volta al suo interno. Quindi dobbiamo immaginare quasi come se ci fossero due registri all'interno della stessa app. In uno salvo i codici che io genero, che io applicazione genero ogni 15 minuti, un po' una sorta di one time password che ogni 15 minuti genera un nuovo codice e quel codice in quei 15 minuti trasmette a tutti i dispositivi nelle vicinanze. E quindi io memorizzo sia i codici generati e trasmessi e dall'altra parte memorizzo i codici ricevuti da altri dispositivi. Questo è quello che fanno tutte le applicazioni per il contact tracing con il sistema di P3T. Una volta che io dovessi avere dei sintomi di contagio da virus e mi dovessi recare in ospedale, il medico farà la sua intervista e mi chiederà se ho a disposizione l'applicazione e se ho intenzione di mettere in condivisione le informazioni che sono contenute all'interno di questi registri della mia applicazione. Ovviamente, se l'ho installata, avrò l'interesse a trasmettere queste informazioni, che sono, ripeto, dei dati esclusivamente dei codici di 32 byte dai quali non si può capire. Non ci sono dei riferimenti in grado di individuare come soggetto che ha emesso quel codice proprio quel dispositivo. Quindi è abbastanza sicura come soluzione. Dopodiché, quando io dovessi dare il mio consenso, il medico mi farà vedere un codice, un QR code, che abiliterà la mia applicazione a trasmettere queste informazioni al server di back-end, un server centrale, che a sua volta metterà a disposizione di tutte le applicazioni questi codici che erano individuati, che erano stati memorizzati dal mio dispositivo. Quindi tutte le altre applicazioni riceveranno i codici che si trovavano memorizzati nel mio dispositivo, però ovviamente nessuno saprà di chi è quel dispositivo dal quale sono stati recuperati questi codici, chi è il paziente che ha messo a disposizione questi codici. Ma a sua volta il server di back-end non può inviare i codici semplicemente ai soggetti che siano entrati in contatto con quel dispositivo, perché da quei codici non si può capire con chi è entrato in contatto quel dispositivo. E quindi questi codici vengono inviati a tutte le app in giro per il mondo. Quando la mia app riceve dal server di back-end questi codici messi a disposizione dal contagiato, fa un match, controlla tra i codici che sono memorizzati al suo interno e quelli ricevuti dal server di backend, e se individua delle similitudini, o meglio, più che similitudini, se individua due codici identici, saprà, o meglio, mi farà capire che io qualche giorno fa, ieri, dopo, l'altro ieri, 5 giorni fa, sono entrato in contatto con una persona che è stata... ne è stato accertato il contagio. E quindi è tutto rimesso alla mia discrezionalità se rivolgermi a un medico per farmi eseguire il test diagnostico, per capire se anche io, pur non avendo nessun sintomo, sono stato contagiato, oppure se sottopormi a un'autoquarantena. Ecco, quindi... Francesco, qui per esempio, che cosa succede? Cioè, quali sono le responsabilità in capo a me, che sono un contatto di tizio che era positivo e che decido, per esempio, di non mettermi in quarantena e di non avvisare nessuno?
il fatto che io sia stato in contatto col tizio potrebbe benissimo implicare che io sono positivo a mia volta e quindi potrei contagiare altri. Allora, lì ci potrebbero essere dei procedimenti penali in cui quasi tutto sarà rimesso alla prova dell'elemento soggettivo di quell'utente. Dire che cosa succederà è un po' difficile. Potrebbe succedere di tutto, potrebbe anche succedere che si scopra, magari consideriamo che il processo penale, il rapporto di causalità deve essere individuato, quindi nel dubbio nel processo penale si assolve, quindi ci dovrà essere la certezza che un determinato soggetto sia stato contagiato proprio da me, o quantomeno nell'ipotesi di epidemia dolosa o colposa si dovrà provare che io effettivamente avevo preso atto del fatto che ero potenzialmente stato contagiato. E quindi se il mio atteggiamento psicologico è stato: ma no, io non sono sicuramente stato contagiato, è un errore dell'applicazione perché io magari sono stato, io ricordo di essere stato sempre in casa, però magari sono entrato effettivamente in contatto con qualcuno, lì potrebbe anche aversi un'ipotesi di colpa cosciente, quindi un grado elevato nell'ipotesi in cui il reato sia previsto nella sua variante colposa, altrimenti potrebbe anche in ipotesi esservi una accettazione del rischio di contagiare altri soggetti e quindi potrei anche incorrere in reati in cui venga riconosciuto un dolo eventuale. Però, ripeto, bisogna vedere il caso di specie perché le ipotesi costruttive sono davvero Lo tantissime. capisco, ma te lo chiedevo anche perché avevo letto lo studio su Science che hai citato prima, e magari dopo metterò in chat anche il riferimento. E nello studio ricordo che una delle ipotesi era che ci fosse una collaborazione molto spinta tra la popolazione e il governo, nel senso che se io ricevo un alert sull'app che mi dice che sono entrato in contatto con qualcuno positivo precedentemente, pur non sapendo chi, io dovrei subito notificare questa cosa alle autorità in modo da dare la possibilità ai miei contatti, quindi quelli indiretti del tizio positivo, di essere notificati a loro volta e Certo, eventualmente isolarmi. questo, però noi capiamo che questo è rimesso alla libera discrezionalità di quell'utente. Se quell'utente cancella e fa un wiping del dispositivo, come si potrà mai dimostrare che era lui quello che aveva quella app che ha generato quel codice? Non si saprà mai. Quindi dipende, gli eventuali processi penali si baseranno tutto ovviamente sulla prova della percezione di quell'informazione e del comportamento successivamente tenuto dal soggetto nel momento in cui si dimostri che effettivamente sapeva che era un potenziale contagiato. Quindi da quel punto di vista vedremo probabilmente nemmeno quest'anno, probabilmente potrebbe emergere una situazione interessante dal punto di vista giuridico, in questo senso forse l'anno prossimo. Ancora fare delle ipotesi è molto azzardato, a meno che non si intenda fare riferimento anche all'articolo 650 del codice penale. 650 è diciamo, la prima delle contravvenzioni disciplinate dal codice penale, in cui sostanzialmente vi leggo il riferimento, è quella che viene invocata normalmente quando vi sia un comando di un'autorità, ad esempio, a sottoporsi a una quarantena e invece venga elusa. Vedete, in osservanza dei provvedimenti dell'autorità, chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, punito se dal fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 euro. Si tratta comunque di una contravvenzione, quindi da questo punto di vista non ci interessa sapere se è dolosa o colposa, perché le contravvenzioni sono punite indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. Le altre ipotesi di cui stavo parlando erano ovviamente dei delitti, quale l'epidemia, la diffusione di un'epidemia,
l'aver concorso a diffondere l'epidemia, lì le situazioni sono molto più gravi rispetto a una semplice contravvenzione. Se abbiamo tempo, quanto abbiamo ancora circa 10 minuti, voglio concentrarmi, voglio andare direttamente al nostro articolo 6 per vedere un po' che cosa ci dice dal punto di vista della protezione dei dati personali e del bilanciamento. Vado velocissimo con le slide. Qua si tratta dei rischi informatici, ma anche dei rischi a lungo termine che il filosofo israeliano Harari ha individuato nell'uso distorto di applicazioni di questo genere per un controllo diffuso della popolazione e che potrebbe essere utilizzato in ordinamenti di tipo poco democratico, diversamente democratico. Questi sono i dati di confronto tra Italia e Corea del Sud perché, ripeto, i primi che inneggiavano in Italia all'uso delle applicazioni di contact tracing dicevano: vedete, in Corea del Sud ha funzionato benissimo perché i contagi si sono, la curva dei contagi è calata subito, mentre in Italia non abbiamo quelle applicazioni e quindi questo significa che l'applicazione effettivamente serve. In realtà si tratta di dati che sono, possiamo individuare delle correlazioni, però questo non significa che c'è un nesso di causalità. Per intenderci, per fare un esempio, è come se io dicessi d'estate fa più caldo, d'estate aumenta il consumo dei gelati e d'estate aumenta anche il numero di soggetti che riportano delle scottature, delle ustioni sulla pelle. Dire che l'applicazione in questo caso in Corea del Sud è stata certamente utile è come dire che per ridurre i casi di scottature solari bisogna ridurre il consumo di gelati. Cioè c'è una correlazione, ma non c'è un nesso di causalità tra i due. Il nesso di causalità non è stato nemmeno individuato, come vi dicevo prima, dai medici sudcoreani, che in questa intervista in cui si parla, riportata su Reuters, in cui si fa una differenza tra la situazione italiana e quella sudcoreana, dicono: guardate che da noi ciò che è stato utile sono dei test intensivi rispetto a quelli che sono stati fatti, che sono stati fatti in Italia. E gli stessi medici, come vedete, il medico di medicina preventiva dell'università sudcoreana dice: guardate che effettivamente utilizzare questi dati, noi stiamo acquisendo tante informazioni, probabilmente più di quelle che ci potrebbero servire per fare il contact tracing. Noi non sappiamo quello che potrà essere fatto di quelle informazioni. Ad esempio, quanti anni abbiano, di che sesso siano i soggetti che siano entrati in contatto, non ci interessa ai fini del contact tracing. Qua c'è invece un grafico interessante che ci fa notare come i paesi in cui normalmente si è abituati a utilizzare le mascherine sono quelli in cui la curva del contagio è stata più contenuta rispetto ad altri paesi in cui tipicamente non si utilizzano le mascherine, se non adesso in costanza di pandemia. Quindi anche questa è una correlazione, ma anche questo non è detto che sia un nesso di causalità tra la minor impatto dell'epidemia. Per quanto riguarda le norme dell'emergenza, arriviamo in Italia e arriviamo alla conclusione. Per quanto riguarda le norme dell'emergenza, in Italia c'è stata una disciplina di semplificazione dell'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali proprio per agevolare lo scambio di informazioni tra i soggetti che istituzionalmente siano deputati al contenimento di questa epidemia. In che senso? Nel senso che abbiamo sentito inizialmente, agli inizi di febbraio di quest'anno, da più parti si invocava la necessità che venissero pubblicati i nomi dei soggetti contagiati, in modo tale che non ho bisogno nemmeno di fare il contact tracing. Se io so che, se conosco quella persona e so che sono entrato in contatto con quella persona, prenderò direttamente io i provvedimenti. Ovviamente è una soluzione che porterà a delle responsabilità anche
di alcuni sindaci che hanno pensato bene, anzi pensato male, di pubblicare i dati dei pazienti ai quali sia stato diagnosticato il coronavirus, pubblicati anche su siti istituzionali o su pagine Facebook istituzionali del loro comune. Quindi qua probabilmente avremo delle responsabilità. Qua abbiamo una disciplina che è sostanzialmente lo stesso articolo che oggi troviamo nell'articolo 17, la stessa norma che oggi troviamo nell'articolo 17 bis del decreto legge 18 del 2020, che è passata attraverso varie fasi. Cosa dice? Dice sostanzialmente che per determinate finalità, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, in particolare per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere trasfrontaliero, determinati soggetti, che sono sostanzialmente questi qua, quindi tantissimi soggetti che si devono istituzionalmente occupare dell'emergenza, potranno beneficiare, tra virgolette, o potranno comunque trattare quei dati personali per quelle finalità in un modo semplificato rispetto al solito. E questa semplificazione riguarda, ad esempio, la possibilità di comunicare tra di loro anche dei dati di tipo sanitario, tra di loro, cioè tra questi soggetti che vediamo qua, che sono anche le forze armate, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, eccetera, eccetera, gli enti locali, quindi anche i comuni, sono tutti soggetti che rientrano nel grande circus della protezione civile, cioè tutti hanno delle competenze. Quindi un indebolimento delle tutele abbiamo anche noi. Non è un indebolimento. Allora, non è tanto un indebolimento, è uno snellimento delle procedure. Cioè, effettivamente c'è una compressione di quelli che sarebbe la normalità nel trattamento dei dati personali. Però, come dice anche il garante, come aveva detto il garante in un'intervista, la privacy non è un totem intoccabile, perché così come sono state compressi altri diritti fondamentali, come il diritto alla libertà di circolazione, cioè noi tutti siamo stati costretti a stare in casa, quella è una compressione di un diritto fondamentale alla libertà di movimento degli individui, oppure non ci è stato impedito di andare nelle chiese o in altri luoghi di culto, quella è una compressione del diritto della libertà di culto, di professione delle fedi religiose. Quindi così come possono essere compresi alcuni diritti, ne possono essere compresi anche i diritti legali. Posso fare una provocazione? Quindi la dichiarazione di Orban di qualche giorno fa, a proposito della sospensione, almeno così, questa è stata la vulgata giornalistica del regolamento sulla protezione dei dati personali, non è lontanissima poi da quello che abbiamo fatto noi. No, perché una cosa è comprimere ma ribilanciare per perseguire un obiettivo comune, altra cosa è spegnere, mettere in stand-by. Un paese europeo non può mettere in stand-by una norma che è imposta dall'Unione Europea come quella contenuta in un regolamento europeo. Il GDPR, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, non è un qualcosa che noi abbiamo recepito, è un qualcosa che ci siamo dati, che è self-executing, non abbiamo bisogno di recepire. Quindi noi non possiamo nemmeno mettere in stand-by un regolamento europeo di qualsiasi tipo, non solo il GDPR, qualsiasi regolamento europeo non può essere messo in stand-by, perché altrimenti rischiamo un'infrazione nei confronti dell'Unione Europea, rischiamo di commettere un'infrazione per la quale l'Italia potrebbe essere sanzionata severamente. È come dire, io gioco... È come la Corte di Karlsruhe che sostanzialmente mette in dubbio quelle che sono le prerogative della Banca Centrale Europea rispetto, quindi mutatis mutandis, rispetto Qua quello che ha detto sia il garante europeo, ma anche il garante italiano, la European Data Protection Board, la Commissione europea e il Parlamento europeo, sostanzialmente tutti, hanno detto che ci possono essere degli snellimenti, delle semplificazioni, ma non si può chiudere la bocca alle norme in materia di protezione dei dati personali, perché se noi andiamo a guardare il primo considerando del GDPR, vediamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali tutela dei diritti fondamentali. I diritti fondamentali non possono essere zittiti per soddisfare un altro interesse. Vi farò vedere poi, come ultima slide, un riferimento contenuto nella sentenza della nostra Corte Costituzionale numero 20 del 2019, che dice
non vi voglio spoilerare quello che dice la sentenza, che pure del 2019, però dice un qualcosa di molto rilevante anche da questo punto di vista. Anche in Italia non sarebbe possibile fare lo stand-by del GDPR, ma così come non è possibile fare lo stand-by di qualsiasi norma in materia di tutela di un diritto fondamentale, anche perché la cosa che è rilevante da questo punto di vista è che i diritti fondamentali vanno a riequilibrarsi per ottenere un obiettivo comune, ma non vengono, nessuno di questi si spegne, e questo riequilibrio in fase di emergenza deve durare solo per la fase di emergenza. Se durasse oltre la fase di emergenza sarebbe un'emergenza democratica, cioè perpetuare le compressioni a diritti fondamentali anche in mancanza del presupposto dell'emergenza, quello sì è una situazione di emergenza a sua volta. E quindi quello che è successo anche in Ungheria. Come vedete qua abbiamo delle semplificazioni che vanno, il terzo comma, questa è una norma vigente in Italia che è stata, diciamo così, approvata, istituita dapprima con un'ordinanza della Protezione Civile, poi è passata all'interno del decreto legge 14 del 2020, adesso lo troviamo nell'articolo 17 bis del decreto legge 18 del 2020, dice sostanzialmente che qualsiasi trattamento, anche quelli posti in essere dai soggetti che istituzionalmente sono deputati al controllo della pandemia, devono comunque rispettare i principi generali in materia di protezione dei dati personali. Vedete, c'è il richiamo all'articolo 5 del GDPR che contempla proprio i diritti fondamentali. Guardate ancora, conferire delle autorizzazioni anche oralmente. Diciamo che questa non è una grande novità perché già il GDPR dava ampio margine. Qua, questa non è una deroga al GDPR, il decreto legge non deroga in alcun modo al GDPR, ma si muove nelle maglie di libertà che il GDPR dà agli Stati membri, anche per contrastare dei fenomeni così come troviamo nel considerando 46 del GDPR a tutti gli Stati membri. Quindi gli Stati membri, l'Italia in particolare, può fare questa normativa di emergenza nel rispetto del GDPR, e questa normativa è rispettosa del GDPR perché non deroga in alcun modo al GDPR, ma si muove nelle maglie di libertà. È come se il GDPR dicesse: guardate, se dovete conferire delle autorizzazioni, lo potete fare come volete, l'importante è che mi rispettiate il principio di accountability, di responsabilizzazione, o meglio di rendicontabilità di quello che è stato fatto. In questa situazione di emergenza, diciamo, la necessità di rendere conto di ciò che è stato fatto potrebbe ostacolare o rallentare l'attività dei soggetti istituzionalmente deputati al controllo dell'epidemia o della pandemia, e quindi snelliamo da questo punto di vista. Potete anche omettere l'informativa sulla protezione dei dati personali, che comunque dovrebbe indicare, anche questa attività potrebbe rallentare, perché prima si dovrebbe creare un'informativa abbastanza dettagliata ai sensi dell'articolo 13. Quindi anche da questo punto di vista dice semplifichiamo, possiamo anche omettere l'informativa. E la cosa più importante è il sesto comma dell'articolo, che dice: guardate che quando termina l'emergenza quei dati personali non possono essere più trattati, a meno che non vengano anonimizzati. L'anonimizzazione è un procedimento che è soggetto a determinate regole, che dovrebbe portare a una quasi impossibilità di risalire al soggetto, persona fisica, alla quale il dato anonimizzato si riferiva. Dico quasi impossibilità perché le tecniche di anonimizzazione possono rivelare delle loro debolezze nel corso degli anni, e quindi ciò che oggi sembrerebbe anonimo un domani potrebbe non esserlo più, se si utilizzassero delle tecniche nuove, ancora non conosciute, e che quindi consentirebbero di scardinare anche quel livello di anonimato. Vado direttamente alle slide, perché altrimenti non ce la facciamo. Tutti questi pareri della Commissione europea, vi dico già, del Garante, della Commissione europea, anche del Chaos Computer Club, che
è sempre comodo richiamare, perché diciamo si tratta di soggetti competenti dal punto di vista informatico, ma anche le linee guida dell'European Data Protection Board 4 del 2020 vengono tutte, ed è per questo che sto andando veloce in queste slide, vengono tutte recepite sostanzialmente in quest'articolo 6 del decreto legge 28 del 2020, che è la norma che dovrebbe disciplinare il sistema di allerta Covid-19. Vediamone gli aspetti essenziali e poi chiudiamo, visto che abbiamo pochi minuti. La finalità: al solo fine di allertare le persone, ci sono degli aspetti critici in questa norma, degli aspetti che ci lasciano un po', non dico l'amaro in bocca, però ci lasciano un po' nel dubbio. Innanzitutto, questo articolo non mi fa comprendere se si tratta di un sistema centralizzato o decentralizzato, cioè se il sistema di allerta Covid-19 in Italia sarà centralizzato o decentralizzato. Dalla norma non si comprende, perché mi dice, questo è corretto, al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione. Da questo punto di vista io mi chiedo, come fai a tutelare le persone, ad allertare delle persone e a tutelarne la salute ponendo in essere delle misure di prevenzione? Cioè, queste misure di prevenzione devono essere poste in essere dal soggetto che sia stato contagiato e che quindi riceva l'avviso, oppure dall'ente Ministero della Sanità, ad esempio, che può rintracciare il soggetto che sia potenzialmente stato contagiato? Vedete, altro elemento, viene installato su base volontaria. Anche l'installazione su base volontaria di questa applicazione è un'indicazione che proviene dal garante italiano, ma anche dal European Data Protection Board e sostanzialmente anche dalla Commissione Europea. Quindi da questo punto di vista sono tutti concordi nel ritenere che l'installazione dovrà essere su base volontaria, non potrà essere imposta, e la omessa installazione non potrà portare a nessun pregiudizio per chi non l'abbia installata, come è successo ad esempio in Cina, dove se non avevi l'app era volontaria, però se non l'avessi installata non potevi andare al cinema, non potevi andare sul treno, eccetera eccetera. Quindi era elemento condizionante per fruire di determinati altri benefici. Dovrà essere compiuta una valutazione di impatto. La valutazione di impatto è una viene spesso indicata con l'acronimo DPIA, Data Protection Impact Assessment, che è prevista dagli articoli 35 e 36 del GDPR e che sostanzialmente consiste in una valutazione del livello di rischio sul versante della protezione dei dati personali di un qualcosa che possa effettivamente porre a repentaglio determinati diritti o interessi fondamentali legati al trattamento dei dati personali. La valutazione di rischio è sostanzialmente una valutazione che viene fatta dal titolare del trattamento dei dati personali. In questo caso il titolare del trattamento è il Ministero della Salute. Quindi il Ministero della Salute dovrebbe prendere l'applicazione, fare una valutazione sui rischi e sulle misure che possono essere approntate per contemperare quei rischi, e quindi è sostanzialmente una valutazione che gli ingegneri o comunque i tecnici riconosceranno in quelle valutazioni di rischio richiamate dalla ISO IEC 31000, l'ultima versione, se non sbaglio, del 2018. Quindi quella valutazione del rischio è la predisposizione delle contromisure per ridurre. Nel caso in cui, pur avendo predisposto delle contromisure, si verifica che il rischio è stato attenuato, ma non in un modo soddisfacente, si potrà chiedere l'intervento del garante per la protezione dei dati personali, il quale potrà dare la sua autorizzazione. In questo caso, il garante dovrà intervenire anche nel caso in cui la DPA sia positiva, cioè nel senso in cui il titolare, cioè il Ministero della Salute, faccia la DPA e risultino applicate delle contromisure in base grazie alle quali non sussistono più quei rischi che dovrebbero portare a una consultazione del garante, proprio perché c'è il richiamo al paragrafo quinto,
chiamiamolo comma quinto, dell'articolo 36 del GDPR, che prevede la possibilità per gli Stati membri di prevedere che in determinate situazioni l'intervento del garante sia comunque previsto a prescindere dall'esito della valutazione di impatto fatta dal Ministero della Salute in questo caso. Si dovrà assicurare, come vedete, in particolare che gli utenti ricevano informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, quindi un'informativa ben dettagliata, anche sulle tecniche utilizzate per la pseudonimizzazione e i tempi di conservazione dei dati. Una garanzia che i dati utilizzati siano solo ed esclusivamente quelli necessari, e quindi il principio di necessità e di minimizzazione del trattamento dei dati personali, a verificare ed avvisare gli utenti eventualmente che siano entrati in contatto, che se vengano resi anonimi o questo l'avevo già individuato a inizio marzo nel mio schemino, tra le domandine che facevo, quello schemino che avete visto all'inizio, mi chiedevo, è possibile utilizzare dei dati anonimi? È utile utilizzare dei dati già anonimi per raggiungere quella finalità di contact tracing? No. Se non è possibile, allora dovrò utilizzare dei dati personali, ma il minimo necessario per poter fare il contact tracing. E quindi, come abbiamo visto, il medico sudcoreano che diceva a me l'età non interessa, quindi il dato relativo all'età non ci interessa. Il dato relativo alla geolocalizzazione non ci interessa, perché qua è esclusa comunque dalla norma. Cioè che siano entrati in contatto quei due soggetti a Milano o a Roma, non cambia nulla. Quella geolocalizzazione è un'informazione ulteriore che non è utile ai fini del contact tracing tecnologico, e quindi per questo motivo il nostro articolo 6 del decreto legge 28 del 2020 lo esclude. Ancora, siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità, la residenza, i servizi dei sistemi di trattamento, nonché che siano previste misure adeguate a evitare il rischio di reidentificazione degli interessati. Quindi quelle misure che sostanzialmente sono abbastanza forti, quelle previste dal protocollo DP3T. C'è un anche che pone un dubbio da questo punto di vista, perché dice i dati relativi ai contatti stretti siano conservati anche nei dispositivi mobili degli utenti. Questo anche significa che saranno conservati anche da qualche altra parte tutti, oppure solamente quelli trasmessi attraverso il server di backend dal paziente che sia risultato positivo? Perché questo non si capisce, quindi già anche questo anche di questa norma ci lascia aperta la possibilità che si tratti anche di un sistema centralizzato alla PEPPIT, che sia dato agli interessati la possibilità di esercitare i loro diritti anche con modalità semplificate, che i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quelle che abbiamo visto prima, cioè dell'avvisare i soggetti che siano entrati potenzialmente in contatto, e che possano essere utilizzati eventualmente solo in forma anonima, o meglio anonimizzata, forma aggregata, più o meno a livello di dato statistico, proprio per capire per grossi numeri ciò che è successo in quel determinato ambito locale. Il mancato utilizzo dell'applicazione non deve comportare alcuna conseguenza pregiudizievole. Questa norma, da questo punto di vista, è stata modificata dopo il parere del garante per la protezione dei dati personali. Prima era previsto che non dovesse comportare alcuna lesione a diritti fondamentali. Quindi il garante ha ampliato l'ambito estensione. Ancora si dice che la piattaforma è di titolarità pubblica. Qua sostanzialmente, riassumendo, sembrerebbe che ad essere rilasciato come software open source sia solo la piattaforma, o meglio i programmi informatici di titolarità pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma. E dice è l'utilizzo dell'applicazione, ma non dice anche l'applicazione. È come se separasse appunto la piattaforma di backend dall'applicazione. Sì. Che però lascia, secondo me, interessanti scenari come quello in cui magari lo Stato gestisce semplicemente appunto la piattaforma pubblica e vari vendor forniscono le applicazioni e ognuno si sceglie quella che gli piace di più. Non è questo lo scenario, ovviamente, in Italia probabilmente, però potrebbe essere compatibile.
Consideriamo che a livello europeo, ma anche a livello nazionale, abbiamo assistito a proliferare di applicazioni utilizzabili in una scala molto piccola. A un certo punto ho visto anche delle applicazioni a livello aziendale. Il Parlamento europeo ha detto, o meglio, anche l'European Data Protection Board ha detto, attenzione, è meglio preferire una soluzione largamente condivisa a livello europeo, anche perché una situazione di campanilismo mi impedirebbe di sapere, ad esempio, che sono entrato in contatto con un ragazzo che aveva che veniva dal Belgio o dall'Olanda, che aveva l'applicazione olandese e le nostre due applicazioni non si sono parlate, quindi siamo entrati in contatto, lui non sa che era contagiato, io non so che sono stato contagiato da altri, eccetera, eccetera. Quindi scopriamo delle situazioni che possono non essere utili al contact tracing che vorremmo, cioè quello che effettivamente consenta, quantomeno a livello europeo, di fare un contact tracing ben definito. Quindi da questo punto di vista non è detto che anche l'app sia open source, anche se in realtà pare che sarà licenziata, almeno l'app Immuni, se Immuni sarà l'applicazione alla quale fa riferimento questo articolo 6, con una licenza MPL2, quindi Mozilla Public License, la seconda versione, che è risultata, secondo la... Ci sarebbero... Come? Anche su questo, se avessimo tempo, ci sarebbero cose da dire, però magari sì. questi dettagli un po' più... Ci sono troppi dettagli. Concludo con questa norma, che dice sostanzialmente che alla cessazione dello stato di emergenza tutto deve essere riportato alla normalità e viene dato per l'anno 2020 un certo budget di 1,5 milioni di euro. E questo è quello che dice la Corte Costituzionale. Non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se adesso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di un altro interesse di pari rango. Cioè, quando facciamo il ribilanciamento di diritti fondamentali, se non abbiamo la garanzia che quella che a quel decremento, a quella compressione del diritto alla protezione dei dati personali faccia corrisponda un beneficio a tutela della sanità pubblica, quel bilanciamento non deve essere fatto. Quindi questo viene detto dalla nostra stessa Corte Costituzionale nella sentenza 20 del 2019, che si occupa proprio di protezione dei dati personali. Se non ricordo male, si occupa dell'articolo 14 del decreto legislativo 33 del 2013 in materia di pubblicazione dei dati nelle sezioni amministrazione trasparente dei dati dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, sostanzialmente. Chiudo qua con una webografia minima, poi comunque vi lascio tutti i Mi piaceva molto la slide precedente, quella col T-Rex. Eccola. Sì, questa è una slide che ho riadattato al contrasto al coronavirus. Cioè, questo è un bilanciamento sbagliato. Diciamo che l'ultima fase è un bilanciamento sbagliato è quello che potrebbe portare a un bilanciamento sbagliato dei diritti fondamentali. Bene. L'eccesso di sicurezza ci porterà a perdere completamente la libertà. Posso promettere naturalmente che le slide le metteremo a disposizione? Certo. Ok, abbiamo una domanda dal pubblico, rapidissima, credo che tra l'altro era stata posta quasi un'oretta fa, sì. Però adesso credo che la risposta sia ovvia. Insomma, parliamo del fatto che potrebbe non funzionare per fare contact tracing, o stiamo mettendo in dubbio il funzionamento del contact tracing in generale? Non ho capito. Allora, sto cercando, ma il contact tracing è questa, la prima? La seconda, la vedi nel Q&A? Allora, rispondo alla prima. Il contact tracing tramite interviste viene effettuato in questo periodo? Sì, viene effettuato sempre, sempre è stato fatto. È la prima cosa che fanno i medici quando arriva un paziente COVID. Parliamo del fatto che potrebbe non funzionare per fare contact tracing, o stiamo mettendo in dubbio il funzionamento del contact tracing? No, io non metto in dubbio nulla dal punto di vista tecnico, anzi, se funziona, ben venga. Potrebbe non funzionare per fare il contact tracing, potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe essere che si ingenerano dei rischi dal punto di vista della sicurezza informatica, ma qua
Roberto Reale lo sa meglio di me, quali potrebbero essere i rischi legati a un sistema di questo tipo. Ho letto qualche paper, però devo dire in realtà esercizi accademici più che altro, che ravvisavano la possibilità di agire sul modello sottostante avendo a disposizione un numero sufficiente di dispositivi Bluetooth Low Energy non appunto appartenenti a utenti dell'app, quindi in qualche modo andare a... I rischi possono essere tanti, ma noi sono strategie però, come dire, che non hanno probabilmente nessuna ragione d'essere, insomma, chi potrebbe avere un interesse a porli in atto. Ma sì, effettivamente noi potremmo escludere molti dei rischi dicendo che il rischio è minimo perché, diciamo, l'interesse potrebbe essere minimo da quel punto di vista a de-anonimizzare i codici. Sto cercando ancora di rispondere a questa domanda perché dice, parliamo del fatto che potrebbe non funzionare per fare il contact tracing. No, non lo dico. O meglio, potrebbe anche non funzionare per fare il contact tracing. Noi immaginiamo di avere due dispositivi con il Bluetooth Low Energy, si scambiano dei segnali, ma tra le due persone ci sia una parete di plexiglass di 200 metri per 200 metri di altezza, quindi sia impossibile che anche un contatto di 10 secondi sia inutile per l'effettivo contagio. Oppure pensiamo ai falsi positivi, pensiamo a un segnale, un codice inviato sbagliato dal server di backend. Chiede se può fare la domanda a voce. Dovrebbe poter fare la domanda a voi. Certo. Io non sento più voi. Sì, sì. Io sento. Non c'è più la voce di Roberto Reale, ma voi mi sentite? Fate un segno. Sì, perfetto. Ok. Allora, quello che volevo dire, buonasera, sono Mauro Migliardi, sono docente al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione. Era quando si parlava del rapporto di correlazione e non di causalità tra l'utilità del contact tracing e la salute pubblica. E il fatto che il dispositivo tecnologico potrebbe appunto non funzionare correttamente o in generale? Perché secondo me le due cose sono separate. Cioè, no, era un discorso in generale. Penso che l'app non è una buona idea perché potrebbe non funzionare. L'app parla in modo che funzioni. Non in quel senso. No. Non in quel senso. Non si dà impatto al pubblico. Però no, una volta che c'è e fornisce il contact tracing, se è vero che la prima cosa che fanno i medici è il contact tracing, direi che ogni dubbio dovrebbe essere fugato sulla sua utilità. Allora, lì quello, il discorso che viene fatto anche dal Parlamento europeo... Non sento più nulla, però. Non so se gli altri... Io sento. Mi sentite? Sì, io sì, Francesco. Allora, qua il discorso che viene fatto, ma che viene fatto anche dal Parlamento europeo, dai soggetti che avevo indicato prima. Allora, provo a vedere se trovo le altre indicazioni dei soggetti che hanno detto che prima di mettere in campo un sistema di questo genere noi dovremmo avere la certezza dell'efficacia di quel sistema, altrimenti, come dice anche la nostra Corte Costituzionale, mettere in ballo o comprimere dei diritti fondamentali, se dall'altra parte non abbiamo la certezza di un qualche beneficio, è un po' rischioso. Però che questo nesso di causalità non sia stato accertato non è un limite all'utilizzo dei sistemi di contact tracing tecnologico. Perché non è un limite? Perché noi non è che possiamo dire o mi dai la certezza matematica di quante persone potranno essere contattate da quell'applicazione oppure non lo utilizziamo. Perché sull'altro piatto della bilancia, rispetto alla compressione dei diritti, potrebbe esserci anche una probabilità più o meno alta di funzionamento o di tracciamento dei contatti.
Ora, i rischi che potrebbero esserci sono tanti nell'utilizzare un sistema che magari matematicamente, anche secondo il modello matematico del pubblicato su Science, si richiede almeno il 60% di installazioni sui dispositivi. Il fatto che poi si dica no, vanno bene anche il 20%, io posso anche accettarlo, però è come se aumentasse la rischiosità della scommessa. È come fare una scommessa: io scommetto che quell'applicazione funzionerà, e in ballo, come sul tavolo, metto dei diritti fondamentali. Quindi io scommetto tot. Se il rischio aumenta, io tendo a scommettere sempre meno. Il discorso è lo stesso, è sempre un gioco di rischi. Guardate che il GDPR, così come altre normative in Italia, come la 231 del 2001 sulla responsabilità degli enti, come le norme in materia di sicurezza sul lavoro, come le norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, sono tutte norme che hanno alla loro base la ISO 31000, sulla gestione del rischio. Il GDPR si occupa della gestione di un rischio e si occupa delle misure di prevenzione e di contenimento nel caso in cui il rischio si concretizzi. Quindi quando noi diciamo questa applicazione è assolutamente utile, diciamo no, perché abbiamo varie fonti, tra cui fonti abbastanza qualificate, quali i medici sudcoreani, che sono i primi che l'hanno utilizzato, l'episodio, o meglio, l'esperienza di Singapore, altre esperienze, la mancanza di studi scientifici da questo punto di vista. C'è anche uno studio dell'Ada Lovelace Institute, che è un istituto indipendente di ricerca scientifica, che dice c'è un'assenza di prove che è in grado di dimostrare che il digital contact tracing ci dia un certificato di immunità, che abbia un'efficacia immediata. Sono degli scienziati, quindi si basano su un ragionamento scientifico. Manca la prova scientifica del nesso di causalità, ma questo non significa no, allora non lo utilizziamo. Significa che però il rischio aumenta e che sul piatto della bilancia tenderò a mettere meno diritti rispetto a quelli che metterei se avessi una certezza matematica. Posso aggiungere una cosa io? Al di là di quelli che sono i modelli che abbiamo a disposizione, che comunque si basano su assunzioni, le quali non è detto che saranno verificate dalla specifica app che sarà disponibile in Italia, però dal punto di vista del policy making, quella di cui stiamo parlando sostanzialmente è una policy nationwide, no? Non abbiamo né evidenze a favore né evidenze controfattuali, no? È un po' come se dovessimo costruire il ponte sullo stretto di Messina. Non abbiamo un'altra Italia, un'altra Sicilia di prova o magari un placebo con cui verificare se l'ipotesi è corretta, se esiste o meno un nesso come ci aspettiamo che esista. Per cui l'unica evidenza probabilmente l'avremo nel momento in cui la policy verrà implementata, cioè nel momento in cui l'app sarà a disposizione. Certo. Ma come per soddisfare la curiosità mia, ma forse anche di qualcun altro, tu la installerai? La installeresti? Ci consigli di installarla? Questo me l'hanno chiesto, è finito pure su Repubblica, quasi come se fossi il consigliere in grado di dare dei consigli alle altre persone sul da farsi. Io non la installerò e secondo me potrebbe avere, non la installerò perché non ci vedo nessuna utilità ad installarla, anche perché penso che un'applicazione di questo genere, a meno che io non veda l'effettivo concretizzarsi di questa applicazione, ecco, se la vedessi chiavi in mano, cioè se potessi verificare che tipo di applicazione è, potrei anche decidere di installare, ma a prioristicamente non la installerei, cioè non installerei un qualcosa che si basa su un modello senza poter vedere dentro il motore. Vorrei vedere dentro il motore prima di decidere se installarla. Sono un po' come quei clienti rompiscatole che vogliono andare a vedere il dettaglio. Ma secondo me un altro dei rischi che potrebbe esserci è un rischio di tipo psicologico. Qua magari è campo di interesse di psicologi,
Perché se io utilizzo, se io mi installo un'applicazione del genere, io diciamo che faccio tendo a fare molto più affidamento sul prossimo e quindi a disattendere quelle misure anche di distanziamento sociale, perché dico, tanto ho l'applicazione, abbiamo visto anche dei politici in Italia che hanno detto l'applicazione vi consentirà di essere avvisati se state per avvicinarvi a uno che è stato contagiato. Ovviamente questo non è possibile, non ha queste funzioni salvifiche, non può averle l'applicazione. Però se io installo questa applicazione, io do per scontato che tutti si comportino allo stesso modo, che tutti siano responsabili da avere una stessa applicazione e quindi mi fiderò e mi avvicinerò anche a soggetti che non hanno l'applicazione, che si disinteressano completamente al distanziamento sociale e quindi seguire le vere regole che da decenni vengono impiegate da questo punto di vista. Quindi potrebbe anche esserci un rischio di tipo psicologico. Qualcosa di simile a ciò che succede con la mascherina, quindi. Esatto, io mi fido e mi avvicino. Bene, bene. Io direi di fermarci qui, abbiamo sforato, ma il tema era interessante, io avrei avuto tantissime altre domande, probabilmente potremo parlarne un'altra volta. Francesco, poi vediamo cosa succederà domani, perché adesso si sta discutendo in Parlamento, attualmente al Senato, il disegno di legge di conversione del decreto legge 28 del 2020 e quindi eventualmente potremmo fare un altro incontro, un altro appuntamento di aggiornamento, qualche update sulla situazione normativa. Quindi vediamo se e come sarà modificata questa norma. Grazie ancora allora a Francesco Paolo Micozzi grazie a voi. Per l'intervento appunto sul contact tracing. Troverete le slide le slide della registrazione del webinar sul nostro sito e sui nostri canali social. Prossimo appuntamento il 19 maggio alle 19 con Remo Tiziano Treu, parleremo del futuro del lavoro. Grazie ancora a tutti, una buona serata. Arrivederci, buona serata. Buona serata.